Matrigna parte, come ti sembra questa Mariana? Come mi sembra? Sì? Spiegati meglio. Se devo dirvi la verità, non l'ho trovata come mi sarei aspettato. Gran civetta, portamento goffo, avvenenza e intelligenza delle più comuni. Non crediate che io dica così per disgustarvi. Per me una madre vale l'altra. Però poco fa le Le dicevi. facevo qualche complimento, ma a vostro nome, per compiacervi. Allora non potresti provare alcun sentimento per lei, è così? Peccato, Io? No, di certo. questo manda all'aria un'idea che mi era venuta. Osservando Mariana qui in casa, io ho riflettuto sulla mia età e mi sono detto che si troverebbe da ridire se io sposassi una donna così giovane. Allora pensavo di lasciar perdere, però l'ho chiesta, mi sono impegnato, ho dato la mia parola e così l'avrei passata a te, nel caso però ti fosse piaciuta. A me? A te. In moglie? In moglie. Sentite, è vero che non è il mio tipo, ma per compiacervi sarei pronto a sposarla subito se No, volete. io sono molto più avveduto di quello che tu creda. Non ti forzerei mai a un matrimonio che non ti piace. Credetemi, lo farei per amor No, vostro. Cleante, il matrimonio non è felice se non c'è il I sentimento. sentimenti possono nascere col tempo. Dicono che spesso l'amore è un frutto del Un matrimonio. uomo non dovrebbe correre certi rischi, le conseguenze potrebbero essere pericolose, certamente non te le voglio procurare io. Se da parte tua ci fosse stata della simpatia, alla buon'ora te l'avrei fatta sposare, ma poiché ho appena constatato che così non è, torno al primo progetto e la sposo io. E va bene, se le cose stanno così, vi parlerò a cuore aperto e vi rivelerò un segreto. La verità è che io la amo fin dal primo giorno in cui la incontrai a passeggio e già pregustavo poco fa il momento in cui l'avrei chiesta in moglie. Niente mi avrebbe trattenuto dal chiedere il vostro consenso, non fosse stata la dichiarazione dei vostri sentimenti e la paura di dispiacervi. Sei stato a casa sua tante Sì. Sì volte. e no, la cosa va avanti da poco tempo. Ti hanno ricevuto bene? Molto bene, ma senza sapere chi fossi. Per questo Mariana era così sorpresa. Tu le hai detto il tuo amore e la tua intenzione di sposarla? Naturalmente, e ho anche fatto qualche approccio con la madre. E cosa ha fatto? Ha gradito per conto della figlia? Sì, con molta E discrezione. la figlia ti contraccambia? Se devo credere alle apparenze, penso che mi abbia in simpatia. E allora, figliolo, vuoi sapere qual è la mia conclusione? Ti piaccia o no? Tu devi disfarti di questo amore. Tu devi smetterla di fare la corte alla donna che io voglio per me. E tu devi prepararti a sposare quella che io ti ho scelto. Ah, è così! Era un trabocchetto! Un padre che inganna un figlio! E va bene, al punto in cui siamo, vi dico chiaro e tondo che mai rinuncerò al mio amore per Mariana, che arriverò a compiere azioni estreme per disputarvi la sua conquista, e che se voi avete l'assenso di una madre, io troverò qualcun altro che forse mi aiuterà. Come? Tu oseresti tagliarmi la strada? Siete voi che l'ha tagliata a me, io ho il diritto di precedenza! E non sono tuo padre io? Non mi devi Non rispetto? sono queste le cose in cui i figli devono obbedienza ai padri. L'amore non conosce nessuno. Ma conoscerò le mie Le bastonate! vostre minacce mi fanno ridere. Tu rinuncerai a Mariana! Niente affatto! Parlarmi con questa impudenza! Non le morderò! Ah, piano, signori, piano, piano! Piano, per carità, signori! Allacciami fuori! Adagio, signore, adagio, adagio. Allora, Mastro Giacomo, ti prendo come arbitro, così potrai darmi ragione. Su! Sì, d'accordo. Mettetevi là, per favore. Io amo una fanciulla, intendo sposarla, e questo accattone ha l'improntitudine di amarla anche lui e pretenderebbe di sposarla contro la mia volontà. La ragione dalla vostra, non c'è dubbio. Aspettate che gli parli, non muovetevi da qua. Va bene, Mastro Giacomo, mi rimetto a te. Mi fate un grande onore, signore. Una fanciulla mi ha preso il cuore.
è l'incarnazione dei miei ideali e corrisponde teneramente alle offerte della mia fedeltà. E ora mio padre pretende di turbare il nostro amore con una sua domanda di matrimonio. Ha torto, non c'è dubbio. Non si vergogna di pensare a sposarsi alla sua età. Non è ridicolo nella parte di innamorato. Avete ragione, è una pagliacciata. Aspettate che gli parli. Allora, vostro figlio non è così scriteriato come voi dite, anzi sa far buon uso della ragione. Sì, sì, si è lasciato un po' prendere dall'ira, ma nel primo calore della discussione, ma promette di sottomettersi a tutto quel che vi piacerà, a condizione che vi comportiate un po' meglio e che gli diate per moglie una donna che lo soddisfi. A queste condizioni puoi dirgli che gli do piena libertà di scegliersi la moglie che vuole, escluso Mariana. Beh, certo. Allora, vostro padre non è così intrattabile come voi dite. Sì, si è un po' infuriato, ma sono state le vostre intemperanze ad irritarlo. Ma è dispostissimo a venire incontro ad ogni vostro desiderio, sì, a condizione che vi comportiate con più dolcezza e che non dimentichiate il rispetto, la deferenza e la sottomissione che un figlio poi deve a un padre. Mastro Giacomo, digli che se mi concede Mariana, troverà me il più sottomesso degli uomini. È fatta, acconsente. Bene, non poteva esserci soluzione migliore. Accetta ogni vostra promessa. Se l'ho dato il cielo. Sì, signore, adesso potete riprendere a parlare. Esiste oramai tra di voi un accordo. La lite era nata dal fatto che non vi capivate. Mastro Giacomo, ti sarò grato per la vita. Ma non c'è di che. Mi hai fatto un grande piacere, Mastro Giacomo, di quelli che meritano una ricompensa. Va, va, me ne ricordo, va. Bacio le mani. Vi chiedo di perdonarmi le mie scandescenze di poco fa. Non parliamone più! Vi giuro che sono pieno di rimorsi. Io sono pieno di gioia nel vedervi rinsavito. Padre mio, vi giuro che serverò memoria della vostra bontà fino alla tomba. E tu, figliolo, potrai chiedermi qualsiasi cosa e l'otterrai. Padre mio, non vi domanderò più niente. Mi avete dato fin troppo accordandomi Mariana. Cosa? Dico che tutto ciò che desidero lo trovo nella bontà con la quale mi concedete Mariana. E chi t'ha detto che ti concedo Mariana? Voi, padre mio. Io? Non c'è dubbio su questo. Sei tu che hai promesso di rinunciare. Rinunciare io? Sì, tu. Niente affatto. Non hai abbandonato la tua pretesa? Al contrario, sono deciso più che mai. Ma che cosa fai? Ricominci, canaglia. Sono irremovibile. Lasciati servire, spergiuro. Avanti, fate quel che volete. Ti proibisco di ricomparirmi davanti. Alla buon'ora. Ti abbandono al tuo destino. Abbandonatemi. Ti rifiuto. E sia. Ti diserredo. Fate quel che volete. Ti maledico! Se ne faccio assai dei tuoi regali! Capitate, a proposito! Presto, seguitemi! Che c'è? Vi dico, seguitemi, siamo al cavallo! Come? Ecco la vostra fortuna! Ma che dici? Ma è tutto il giorno che le sto dietro! Ma che cos'è? È il tesoro di vostro padre! L'ho trovato e l'ho preso! E come hai fatto? Ve lo dirò! Andiamocene, sta arrivando! Amico mio caro,
ti hanno privato di te. E se tu non ci sei, io ho perduto il mio sostegno, la mia gioia, la mia consolazione. È finita per me. Non so che cosa fare al mondo. Senza di te non mi è possibile vivere. È così. Non ce la faccio, muoio. Non c'è nessuno che voglia risuscitarmi? Rendendomi il mio denaro? Dicendomi chi l'ha preso? Nessuno? Cosa dite? Non c'è nessuno, sciamo! Mi appellerò alla giustizia! Farò interrogare tutta la casa, servi! Serve, figli, figli, anche me! Dio mio, quanta gente! E tutti, come riguardo, mi insospettiscono! Tutti mi sembrano il mio ladro! Di cosa parlate? Voi laggiù, di chi mi ha derubato? E quel brusio, è in cima! Chi è? Il mio ladro? Per favore, se qualcuno ha notizia del mio ladro, me lo dica, me lo faccia sapere! Ma perché, tutti mi guardano? Sta a vedere che sono tutti implicati nella rapina! Presto! Che vengano commissari, autorità, magistrati, polizia! Voglio vedere tutti infettati, carnefici, ghigliottine, torture! E se io non ritrovo il mio denaro, impiccherò! Conosco il mio mestiere, grazie a Dio.